guys, ben ritrovati e benvenuti a questa nuova puntata di WWE Universe SmackDown. Come sempre al commento Jonathan Amendola e Salvatore Amendola, qui per questa nuova puntata dopo la pay-per-view di ECW, dove ci sono state la fine di tante rivalità. Sì, tanti bellissimi match abbiamo visto nella pay-per-view, ma ci saranno tante bellissime cose sicuramente anche oggi. Ho i brividi, non vedo l'ora di iniziare. E vediamo subito quale sarà il match di questa sera che ci introdurrà. Mamma. Nuova rivalità, Jonathan. Nel backstage si sono strapicchiati Big Show e Mark Henry. Mamma mia, due colossi, due bambini, due appunto, molto piccoli, molto litigavano, bassi. Eccolo, vediamo entrare Big Show. Litigavano su chi era il World Strongest Man. Ovviamente Mark Henry dal suo lato è il suo soprannome, ma Big Show dai suoi due metri diceva sono io il più forte. Con la sua potenza, mamma mia, vediamo. Ma quello tutto arrabbiato. Mark Henry non è nemmeno il braccio di Big Show. Tutto arrabbiato. Non ha più la canzone Dead Big Show. Non hai sentito? No, non ho sentito. Troppe urla nelle mie orecchie. Però mi sa che è cambiato. Mi sa che c'è solo l'urlo all'inizio, che è lo stesso. Ma arriva quindi Big Show sullo stage, tutto incacchiato con Mark Henry che l'ha picchiato. Vabbè, secondo me li ha presi più Mark Henry da quello che abbiamo potuto vedere. Ha picchiato Mark Henry per appunto decidere chi è il più forte del mondo. E siamo qui questa sera in questo primo incontro della rivalità. Vedremo come andrà a finire. Vedremo chi sarà il più forte dei due. Secondo te, Salvatore, con quel giubbotto di Big Show si può fare tipo una tenda da circo? E come credo di sì. Ma ecco che entra l'uomo più forte del mondo, World Strongest Man, Nutellone. Nutellone Mark Henry. E noi ogni puntata lo dobbiamo ricordare. Se c'è qualcuno che tifa per Mark Henry, ce lo faccio sapere nei commenti, ragazzi. Perché sfidiamo chiunque a tifare per Mark Henry. Ci vuole un coraggio. Perché diciamo, non è bellissimo, non è molto amato. Forse non è mai felice, è sempre molto arrabbiato. Forse i nutellari come lui lo amano. I nutellari. I nutelloni come lui. Sembra un po' quello del basket in NBA 2K15. Kevin Durant o LeBron James? Quello con la barba gigante. Ah, James Harden. Esatto. La stessa barba. La stessa barba. Bene, Nutellone. Ma non entra. È così di colore così scuro. È più cappuccino. Bravo. Quindi inizia il match tra Big Show e Mark Henry. L'arbitro dà il via, quindi si iniziano. Suono delle campane. Mamma mia! È impossibile fare una cosa del genere. Ha dimostrato di essere il più forte. Sta facendo letteralmente volare Big Show. Porca miseria, per poco non si è sfondato il ring. Oh mamma, l'ha preso sulle spalle. Vuole davvero dimostrare chi è il World Strong. Mamma mia, ci vuole una forza esorbitante per fare queste cose. Sembra quasi surreale. Esatto, sembra quasi un videogame, ragazzi. Ma Mark Henry sta dominando questo inizio match. Oh mamma, gli ha spezzato la schiena. Lo prende con una leggerezza come se pesasse 10 kg. Senza sapere che Big Show ne pesa quasi 180 kg. Non lo so preciso, però. Ma sa anche di più, sabato. Attenzione, ha deciso di usare il forte. La scala di bordo ring. Mamma mia, dietro la schiena. Però Big Show, tu sei scemo, devo dire la verità. Tu vedi che quello c'ha la scalettona in mano. Bam, ancora. Mamma mia, infierisce sulla schiena. Senza pietà, chi era lo strongest man? Chi era lo strongest man? Secondo me è pure un po' strongest man, però. Non lo diciamo. Mamma mia, Big Show, dopo averlo attaccato alle spalle nel backstage, Mark Henry si sta prendendo la sua vendetta. Sledgehammer, ma con una sola spallata. Big Show butta a terra il povero Mark Henry. Prova a ribaltare la situazione, Big Show, con un paio di mosse. Può farcela tranquillamente. Oh mamma, side slam sul ginocchio. Conteggio già. Ma non arriva nemmeno ad uno. Nemmeno a uno, incredibile. Mamma mia, cazzottone sulla faccia. Come si chiama? Come la vuoi chiamare? Pugno slam.
punch in the face. Una serie di pugni proprio al limite del regolamento. Boom! Aia, aia, lo butto a terra con un pugno. Lo mette KO. Mamma mia. Vediamo, sì, a centro ring. Oh cacchio, bam! Bam, spacca schiena anche per Big Show. Saranno entrambi provati, le schiene di entrambi saranno ormai quasi a briciole. Eccolo, dice, ah, mi vendico, no. Attenzione, attenzione, quasi sfonda il ring. Ma abbiamo rischiato di sfondare sul martello poi, sul martello, Jonathan. Infatti, sente dolore Big Show dietro la schiena. Ha sentito il martello dietro. Non dire queste cose, però. No, il martello. Boom! Cazzottone in faccia ancora. Ah, reverse per Big Show che prova di nuovo a reagire alle sue mazzate. Non ci. Un duello molto tecnico stiamo vedendo. No, assolutamente. A parte qualche body slam e qualche side slam, tutti cazzottoni proprio. Eh sì, prova di attenzione! Forza. Attenzione! Mamma mia! Aia. 800 kg addosso. Avrà vomitato tutto quello che ha mangiato nel pomeriggio. Esatto, è ancora side slam. Big Show lo rialza, dice: dove vai? Cosa vuoi fare? BAM! Questa mossa la conosco, questa mossa la conoscevo di Big Show. Prova il conteggio, come si rialza? Due, uscendo. Vabbè, però pure lui è molto pesante. Porca miseria, match molto entusiasmante. Poco tecnico, ma molto entusiasmante. Ribaltone, Mark Henry ricambia il favore. Oh, mamma mia! Aiuto, l'ha preso! BAM! Porca mostra miseria la tua morte. Adesso mi Uno, sa che vince. Due. No, no. Big Show no. Si rialza. Big Show si rialza. Grandioso. Grandioso Big Show si rialza. Però mamma mia, cosa gli è combinato. Attenzione, mostra l'abbraccio dell'orso. L'abbraccio dell'orso. Bear hug. Vediamo. Attenzione, se si arrende Big Show. Forse va per molte mosse alla schiena sono state fatte. Questa è una mossa che appunto punta ad infierire sulla schiena del povero Big Show. Ma si è fatto più male Mark Henry che Big Show. No, è molto stanco dopo che ha preso sì, l'ha alzato praticamente sulle mani a Big Show, quindi ha speso molte energie per schiacciato all'angolo, ha visto? Mark Henry non ce la fa. Oh, Big Show è pronto. È Big pronto Show per una è choc. Pronto. No, no, cazzottone in faccia. Pensavamo in una chokeslam. Uno, due, tre. Vince Big Show e ribalta il match con un super cazzottone in faccia. Con un pugno in faccia. Ma riguardiamo, Big Show ha fatto delle mosse molto straordinarie. Anche se Mark Henry secondo me meritava di vincere il match. Però Big Show le ha proprio. Guardate là. Proprio dimostrazione di forza e di potenza in questo match. Era quello che volevano, era quello che volevano. Dimostrare chi era il World Strongest Man. Big Show gli ha dimostrato che basta un cazzotto di Big Show per mettere a terra il cosiddetto World Strongest Man. SmackDown, tante emozioni. Stanchissimo Big Show, vedete? Quasi piange dal dolore. E dice: ho vinto io e sono io il World Strongest Man. Si appoggia alle corde stanchissimo, guarda, non sente più la faccia. Grandissimo Big Show, io ti favo per Big Show, quindi ha vinto Big sì, Show. Sì, anche io assolutamente. Chi è che ti fa per Mark Henry, appunto? E quindi si continua, ragazzi, qui a SmackDown questa sera. Quale sarà il prossimo? Vabbè, noi lo sappiamo già, però facciamo un po' di suspense. Ed ecco qua di nuova rivalità tra Dolph Ziggler, il frociolazzo che abbiamo scoperto essere molto, molto, molto amato. Amato dalle persone, però non lo sapevamo. Grande atleta, l'abbiamo visto contro Cody Rhodes in questi giorni. E affronterà l'emergente Eifer, appunto per un match, per decidere se è degno questo nuovo emergente Eifer. Di competere per l'Intercontinental Championships. È appena arrivato da NXT Eifer, un lottatore molto giovane, quasi un bambino, si può dire quasi un bambino. però molto tecnico, ricorda molto l'atleta di Raw di qualche anno fa, forse lotta ancora, non so se lotta ancora, Rob Van Dam. Certo che lotta ancora, non so se lotta ancora Raw, quella era quella che mi ah Raw. E vediamo entrare quindi Dolph Ziggler, sempre con la sua maglietta rosa frociazzo. Con la sua cintura bianco frocio. Vinta, esatto. No,
bianca, a fuoco bianco, a bianco, normale. Lo so, però. Che l'ha vinta meritatamente, l'ha mantenuta a ECW. E quindi dice, sono sempre io, the champ is here, Dolph Ziggler. Grande atleta, molto tecnico, molto veloce anche. Staremo a vedere come si comporterà contro il nuovo arrivato, Iver. Vediamo la sua entrata, vediamo cosa combina. Per la prima volta. Sarà sicuramente emozionato, per lui un'emozione da debuttare nella WWE. Ed eccolo qua che entra nel ring, Iver, sembra quasi un Assassin's Creed. Guarda, wow, fuochi spettacolari per lui, salta, corre. Mi ricorda un po' Rey Mysterio. Esatto. I fear, hai sentito? Molto amato in NXT, Iver. Con i suoi colori verde speranza, speranza che vincerà il titolo, chi lo sa? Grandissimo Iver. Anche dall'entrata si vede la sua agilità e la sua nanettità. Possiamo chiamare il piccolo puffo. Bene, dopo essersi spogliato Christopher da tutti quei panni che aveva addosso, vediamo che si iniziano a studiare al centro ring. Un paio di clinch reversati. Attenzione, vedete, molto tecnici entrambi. Dolph Ziggler subito fa vedere però la sua esperienza, esatto. Diciamo, mette subito presa alla testa e calcione dietro la schiena. Vedi, molto molto tecnici entrambi, si studiano a centro ring. Un paio di prese. Attenzione, Iver. Ecco, presa al busto da parte di Iver, ma Dolph Ziggler reverse e lo riprende a sua volta. Attenzione, ancora si molto tecnico, tipo lotta greco-romana. Abbiamo visto un match molto di potenza, adesso vedremo un match molto tecnico. Sono da 10 minuti. Attenzione, vertical suplex, bam! Povero Iver. Lo sposta al centro ring, Dolph Ziggler. Cosa vorrà fare? È pronto, si aggiusta i capelli e bam! Faccia a terra per Iver. Non inizia molto bene la sua carriera nella WWE. Un altro suplex, vediamo. Attenzione. Ricorda Eddie Guerrero con i suoi tre amigos. Sta soffrendo molto Iver in questo momento. Speriamo possa ribaltarsi. Diritti da parte di Dolph Ziggler. E ancora a centro ring. Un'altra volta quella che ancora che si aggiusta i capelli. Ancora, ma sei proprio un frocciolazzo, veramente. E insiste Dolph Ziggler. Bam! Calcione nelle ballas. Povero Iver. Bam! Ma ribalta, sì, ribalta. Iver non ci sta a perdere così. Ed ecco, lo prende da dietro. Calcioni nello stomaco. Dolph Ziggler a terra. Dopo una prima parte del match in vantaggio. Ah, attenzione, ed ecco che ritorna. Ecco che ritorna Dolph Ziggler. Prova subito conteggio, uno. Ma Iver non c'è, non ci sta a perdere così facilmente. Bam, gomitata. Niente, Dolph Ziggler è troppo forte Dolph Ziggler. DDT, attenzione, l'ha fatto capriolare. Povero Iver. Dai Dolph, fallo vincere, è appena arrivato. Ma ancora un'altra mossa da parte di Dolph Ziggler. Vediamo se gli do io un nome a questa mossa. Il Facenter. Il Facenter. A quel un po' di anglosassone. Facenter. Ancora vertical suplex. Ce l'ha con la schiena di Iver. Ce l'ha proprio. Cioè proprio dici, questa schiena io la devo spezzare. Ancora vertical suplex. Bam! DDT. Porca miseriaccia. Conteggio. Uno, due. Iver. Si è rialzato. Bam! Ancora sulla schiena. E riprova subito il conteggio. Uno, due, tre. Non c'è stato niente da fare. Niente da fare. Per il povero Iver. Purtroppo non è iniziata nel migliore dei modi questo suo debutto nella WWE.
Però abbiamo potuto iniziare a scorgere qualcosa dal lottatore. Un lottatore molto tecnico, però l'esperienza di Dolph Ziggler l'ha fatta da padrona. Eh sì. Il suo debutto contro l'Intercontinental Champion non è stato un buon debutto, perché appunto direttamente contro uno dei campioni della WWE non è stata una buona scelta. Però vedremo più avanti che cosa combinerà. Intanto grande merito per Dolph Ziggler, che ha vinto. Grandissimo Dolph Ziggler, dimostra ancora una volta la sua potenza. Sconfitto Cody Rhodes a ECW e ancora una volta ha sconfitto un altro lottatore promettente come Eifel. Quindi si riconferma ancora una volta campione Intercontinental. Cioè non è che la cintura era in palio, però dimostra di essere un vero campione. Bene, il prossimo match, ragazzi, è un match ancora non annunciato. Quindi ci sarà John Cena che entrerà nello stage per appunto vedere quale sarà il match per lui. Showstopper Shawn Michaels, John Cena. No, ma vediamo la forza di John Cena. Shawn Michaels subito far vedere la sua stoffa. Ed eccolo qua, vediamo entrare con la sua nuova musica, ragazzi, John. Con il cellulare. Che cazzo sto facendo? John Cena con il cellulare. Con il cellulare. Chi sarà chiamando? Forse sta parlando con il general manager, perché sappiamo che ancora non c'è il match che deve disputare questa sera. Quindi aspettiamo appunto che venga il general manager. La gente un po' dice: ma che stai facendo? Noi siamo rimasti sconvolti. Vediamo con la sua nuova appunto musica e la sua nuova divisa, quindi un piccolo restyling. A meno che non sta parlando proprio con lo sponsor, l'SSC Napoli. Quindi bella maglietta. Esatto, siamo qui ad aspettare, ragazzi, che il general manager ci proponga qualcosa, perché ci sarà un match di John Cena questa sera, ma sulla scheda dei match della serata non c'è ancora scritto chi affronterà John Cena. Quindi tra poco vedremo entrare sicuramente o Vincent McMahon o Vicky Guerrero, e che ci diranno appunto John Cena contro chi lotterà. Stranissimo che entri con il telefono cellulare, di solito entra alla John Cena, però fa niente. Attenzione, ma questa è la musica di Shawn Michaels, non quella di Vincent McMahon o Vicky Guerrero. Che cacchio ci fa Shawn Michaels qui? Sappiamo che c'è stato il match, eccolo che parla. Allora, sta dicendo praticamente che siccome è stato sconfitto da John Cena un mese fa, ha chiesto a Vincent McMahon di decidere lui il match di stasera, che sarà un handicap match contro i fratelli Uso. Attenzione, aiuto, ragazzi, aiuto. Attenzione, ragazzi. Quindi grandissimo colpo di scena, ragazzi. Shawn Michaels a sorpresa annuncia il match handicap elimination, quindi Jonathan dovrà eliminare tutti e due dovrà eliminare tutti e due gli Uso per vincere questo match. Si è voluto vendicare Shawn Michaels, Jonathan. Assolutamente, mamma mia, quindi grande rivalità che continua dopo la prima puntata che abbiamo visto tra Shawn Michaels e John Cena. Non se l'è dimenticato. Non se l'è dimenticato. E qui vediamo quindi entrare i fratelli Uso con la Tag Team Champion. Bellissima entrata, molto forti. Quindi ne vedremo delle belle, Salvatore. Volevi farli lottare contro di me, hai detto Jonathan. È John Cena, non Jonathan. Povero John Cena. Da solo contro tutti e due i fratelli Uso, campioni di Tag Team Champions. Attenzione! Questa è la musica di Bronx Sasa! Non lo conoscete voi, noi lo conosciamo! Il grande lottatore, fratello di John Cena, approda anche lui a WWE ad aiutare suo fratello. Vediamolo che entra tutto gasato, dice: non ti preoccupare John Cena, ci sono io per salvarti. Non sarà un handicap match, ma bensì un
Double, cioè un tag team elimination match. Grandissimo colpo di scena. Quindi il fratello Bronx Sasa entra in suo aiuto per combattere contro i fratelli Uso, quindi fratelli contro fratelli. Vedremo un bellissimo match. Quindi grande Bronx Sasa già guarda, dice: fratello mio, ti aiuto io. Sta dicendo: vieni Jimmy Uso, vieni, vieni, tappiglio Overstone. Grandissimo Bronx Sasa entra nel ring e dice: eccomi approdato alla WWE per aiutare a mio fratello. Alla faccia di Shawn Michael. Esatto, gli fa anche il verso, guarda, guarda. Olli, olli, grande Bronx Sasa entra nel ring. E quindi il match diventa un tag team elimination match, ragazzi. Tanti colpi di scena questa sera. Bene, ci voleva, ci stava. Eh sì, ci stava. Gli Amendola Brothers contro i fratelli. Quindi ragazzi, ribaltone da Elimination Handicap Match. Bronx Sasa arriva in aiuto di John Tina. Mamma mia, che colpo di scena, non ce l'aspettavamo. Bronx Sasa. Quindi diventa un Elimination Tag Team Match. Debutto per Bronx Sasa, è la prima volta che lo vediamo in una nostra puntata qui su WWE SmackDown Universe. Da subito il touch a John Tina che dice: entra tu, scommalo di sangue. Non si sapeva se era sotto contratto anche Bronx Sasa, si sapeva che era il fratello di John Tina, ma non si sapeva se anche lui fosse sotto contratto con la WWE, ed oggi ce lo confermano. Grande Bronx Sasa arriva. E vediamo adesso John Tina che se la prende. Adesso come facciamo a riconoscere i fratelli Uso? Chi è Jimmy e chi è l'altro? Non lo so, ma va bene, pazienza, non fa niente. Comunque, quindi coppia di fratelli da entrambi i lati. Fratelli da una parte, i fratelli Amendola contro i fratelli Uso. Grande, grande. Gli Amendola Brothers contro gli Uso. Grande, vedremo questa sfida, chi la vincerà. Intanto John Tina sta perdendo un po'. Ha subito un bel suplex. Abbiamo visto anche un piccolo restyling della divisa, esatto, sia di entrata sia di... Ed ecco, vediamo al match. Esatto, Uso prende a ginocchiati, dico Uso perché adesso non mi imbroglierò sui nomi di tutti e due, quindi non voglio fare figuracce. John Tina in difficoltà, sì. Fa rientrare Bronx Sasa sul ring, che dice: con la mia faccia da talebano, sembra un talebano. Bronx Sasa. E infatti è un po' tamarro quello, sì. Subito prende un suplex da parte di Uso, che è un Uso proprio fare suplex. Bam, calcione nello stomaco, povero Bronx Sasa. E adesso close line. Speriamo che questo debutto di questo tag team Amendola Brothers di Bronx Sasa soprattutto possa portare una bella figura. Abbiamo visto già che Eifer ha debuttato, il primo debuttante di quest'oggi ha buscato. Speriamo qui che possa andare meglio. Ma attenzione, Urra Carrana da parte di Bronx Sasa. Urra Carrana, calcioni nel sedere per il povero malcapitato. Grande spettacolarità da parte di Bronx Sasa. Molto agile come lottatore, l'abbiamo visto in NXT qualche mesetto fa, ed è un lottatore molto molto agile e molto molto devoto al suo mentore Eddie Guerrero. Viene dalla scuola dei Luchadores, quindi. Ma subito dropkick in faccia al povero Bronx Sasa. Conteggio 1. Ma Bronx Sasa si rialza, fortunatamente non viene eliminato. Reverse Irish Whip. Va all'angolo a dire: fammi riposare, Jonathan. Tocca un po' a John Tina. Vuoi farmi giocare per forza? Cioè giocare, entrare sul ring. Prova ancora John Tina. Quindi ribalta la situazione, siccome è fresco fresco di entrata. Esatto. Prova a picchiare. Intanto loro non si sono ancora cambiati una volta. Bom. Mamma mia, una specie di Fudge in the Air. Grande. Belli to belli, mamma mia. E infatti attenzione, Bronx Sasa in cita. Uno, John Tina. Due. Ma Jimmy Uso o Jay Uso, uno dei due, si rialza. Elbow drop dietro la schiena del povero malcapitato. E John Tina ora gli sta facendo vedere proprio i mostri, tutta la squadra dei mostri. Ed è Bronx Sasa che cerca di incitarlo. Vai che lo vinciamo questo match. Vai che lo vinciamo. Se battiamo i tag team champions, mamma saremo mia, dei grandi.
Porca miseria, che bellissima mossa. Uno, no, sta troppo vicino alle corde. Troppo vicino alle corde. John Cena lo prende per un F.U. Grande, conteggio. Uno, due, no, scorrettezza da parte dei fratelli Uso. Entra e toglie il conteggio. Porca di una miseria. Si vede per noi perché ti fiamo. Ma John Cena lo sta struppiando. Eh sì, noi siamo grandi fan degli Amendola Brothers dal loro debutto. Esatto. E dà il cambio a Bronx Sagres. Adesso dice: questo è già scummato a sangue, quindi adesso me la vedo io. Ma busca di nuovo, non ti puoi scommettere. Vai Bronx Sagres. Tanti calcioni per il povero Jimmy Uso. Chiamiamolo Jimmy Uso questo qua, vai. Prova a mandare fuori dalle balle Bronx Sagres. E poi lo richiama in causa con un suplex vertical. Mamma mia, Bronx sa ammazzato, non è buono, sta buscando sempre. Oh, reverse, grande, mamma mia, John insieme fanno grande tag. John fa andare fuori dal ring il povero Jimmy Uso. Lo riprende e dice: vai sul ring e fatti scommare di mazzate. Esatto, quindi figure in me per Jimmy Uso, che voleva rimbalzare sulle corde. No, aveva fatto l'air sweep. Attenzione, bam, dropkick sul musone. E Bronx sa, va a dare di nuovo il touch. Sì, John Cena rientra. Dosano molto le forze, quanto vedo, gli Amendola Brothers. Non vogliono stancarsi. Sì, giocano di strategia e fanno bene, perché stanno, diciamo, dominando per adesso questo match. Esatto, il povero Jimmy Uso è dall'inizio del match che è dentro il ring e le ha prese di santa ragione da John Cena. Ha ribaltato qualcosa contro Bronx sa. Intanto Jay Uso cercava di imbrogliare, di colpire il John Cena dal di fuori dal ring. Non imbrogliare! Non fare lo Juventino! Ancora che prova una reverse, ma no, belli tu belli! Belli tu belli, attenzione! E ancora John Cena ci prova! Oh mamma sì! Attenzione! Sì, non puoi vedermi! Five Knuckle Shuffle! Spolveratina, bam! E adesso per Jimmy Uso è finita. È finita! Conteggio 1, 2 e ancora imbrogli, porca miseria. Arbitro, ma cosa vedi, arbitro? Ma John Cena ha anche un FU pronta per lui, sicuramente. Vediamo, bam. Attenzione, vediamo un po', ancora conteggio, è così vicino a lui. John Cena, ma dove vai? Bronx si sta arrabbiando, prova a rientrare in ring. Vogliamo vincere questo spaccimma di match, secondo me starà pensando. Dropkick ancora per povero Jimmy Uso, che le sta prendendo di santa ragione. Sì, secondo me meritano di vincere gli Amendola Brothers. Quindi se intanto riescono... vediamo Zeb 89 nel pubblico. Uno, due, no, ma perché imbrogliano? Porca trottola. Se riescono a battere all'angolo, champion, nell'angolo loro sbagliato, debutto, nell'angolo sarà un grande close line. Adesso è a terra l'altro, poteva contare, secondo me. Grande cazzottone nello stomaco. Pugno di Jimmy Uso ribalta la situazione per un po', ma no, è troppo stanco, ne ha prese troppe, non ha dato nemmeno un touch. C'è qualcosa che non va, secondo me, nel loro tag team. Perché insiste a non dare il cambio Jimmy Uso. Mamma, intanto John Cena lo fa volare. E ci riprova. Uno, due. Niente. Purtroppo. Interviene sempre l'altro, che è bello fresco. Forse questa è la loro tattica. Attenzione, ancora alle corde. Ma l'altro fratello che fa da carnefice. Esatto. Riporta nel ring e ancora riprova il conteggio. Uno, due, niente, impossibile. Questo match durerà una vita. Ci crescerà la barba dopo questo match. E Bronx sa, già ce l'ha abbastanza grande. Ancora John Cena, vediamo. E si ostina a non dare il touch, ma porca miseria, le stai prendendo. No, eccolo, adesso mi sa, sì, mossa insieme, aiuto, è entrato quello fresco. Attenzione, body slam, e ora... Che cacchio oh, di mossa! Oh, porca miseria! Una specie di... non mi ricordo come cacchio si chiamava. Uno, due, tre,
Porca miseria, no, John. Era due. Porca miseria, avevo già dato per scontato che John Tina era stato eliminato. Ma perché Bronx non è entrato a togliere il. Perché è uno stupido! No. Ribaltata da FUDDT. Addio, John Tina. Addio, John Tina. Addio. No, porca miseria, ne ha prese così tante in due minuti. Guarda, ora si stanno scambiando tantissimo. Ancora prova FU, ma succede qualcosa, tipo un glitch da videogame. Prova a dare il touch, John Tina, di nuovo. Dice, vai, fatti picchiare un po' tu, non ce la faccio più. Allora Bronx dice, vieni qua, vieni da più, perdona. Subito un po' di mosse molto... Attenzione, RKO! RKO di Bronx Sasa! Attenzione, l'arbitro non conta. Uno, due, no, no, non può essere. Non può essere dopo un RKO grandiosa. Ma vuole fare un FU anche lui. Ma che cacchio? Flapjack! Grande! Una delle mosse finali più forti che abbiamo mai visto. Uno, due, no, no, anche la Flapjack hanno respinto. Questi due porchi maiali. Questi porci maiali. Bronx Sasha ce la stava mettendo tutta. Ha consumato tutta la suo, il suo carisma. Calcione sulla spina dorsale. Di nuovo il touch per John Tina. Speriamo che riuscirà a fare questo benedetto. Meritano di vincere. Meritano di vincere gli Amendola Brothers. Le hanno provate tutte. Le hanno provate tutte. Attenzione, bam! Anche l'arbitro si è spaventato. E ora conteggio ancora. Niente. Non c'è niente da fare, non finirà mai. Ma l'arbitro deve... Attenzione, John Cena è pronto. John Tina è pronto. FU. Bam. Ormai deve vincere, si è arrabbiato John Tina. E dice, gliene faccio pure un'altra. No, ma figura in me, proprio calamorosa, proprio di quelle là mai viste. Lo butta all'angolo, magari vuole fare una mossa in tag. Sì, speriamo, vai John Tina, vai John Tina, Tina. Niente. All'altro angolo. Voleva solo dare il touch. Senza mossa, non vuole fare le scorrettezze John Tina. Vediamo che John Tina usa un abbronzante migliore di quello di Bronx Sasa. Attenzione, wow, che spa- mamma mia, mamma mia, cosa ha combinato, ha volato. Mannaggia Pataturk. Ma quando volete vincere? Questi imbroglioni in un modo esorbitante. Cioè l'abbiamo visto proprio in cielo. Mamma mia, infatti ha toccato con un dito il povero Eddie Guerrero. Gli ha detto fammi vincere. Però mi sa che non l'ha toccato bene. E ci riprovano. Money. Come si chiamava questa volta? Mi sono scusato. C'era il Moonsault, la Frog Splash, c'era questa. Attenzione! No! Schienamento. No. Eliminato Bronx Sasa. E ora John Tina da solo. Ma non finisce il match, continua. No, è un elimination tag, l'abbiamo detto all'inizio. John, l'hai sentito? Avevo dimenticato. Adesso solo John Tina dovrà sconfiggere. Solo contro i tutti e due i fratelli. Grande main event di questa puntata di SmackDown. Meritavano di vincere, ma forse c'è ancora un piccolo bagliore di speranza. È stanco. No, niente, ma loro sono in due adesso. Stanno imbrogliando dall'inizio sti juventini. Ma porca miseria. Da oggi in poi i fratelli Uso per noi saranno gli juventini. Nuovo belli tu belli. Grandissimo match da parte di John, degli Amendola Brothers. Prova a dire tu, anche non se puoi perdono, vedermi. Anche se perdono, hanno dimostrato di valere veramente tanto. Spolverata, riprova, ma io credo in John Tina, ci credo. Puoi vincere John. Vai. No, non ce la faccio più, non mi viene proprio manco la voglia di commentare. Perché c'è Zeb 89 nel pubblico, sta portando sfortuna. Ma John Tina, guarda, cerca di fare tutto quello che può, di ribaltare la situazione ogni volta. Sta lottando egregiamente, è un grande lottatore, si vede. Uno. Porca di una miseria. Questi fratelli juventuini, i fratelli juventini si chiamano, non i fratelli Uso. Tutti gli juventini adesso non vedranno più la nostra trasmissione. Sei. Attenzione all'angolo, John Tina. Vai, cazzottone in faccia. Ancora uno, dice.
Oh, attenzione, attenzione, attenzione! L'ha preso John Cena, l'ha preso, che cacchio gli ha combinato? Bam! Mamma mia, l'ha preso al volo! Porca, John Cena non ci sta proprio a perdere, dice anche che siete due contro uno. Devo vendicare Mi devo almeno fratello. Scummare, mi devo almeno scummare. Una serie di pugni alle corde! Ed ora... Protobomb! E ancora conteggio, uno, due, ma niente, porca di una miseria, quel Jimmy Uso che entra ogni due, tre! Salvatore si sta arrabbiando. Credo che l'avete capito. E ancora là, no? Big boot da parte di... Cappia per la mutanda! L'ha preso per la mutanda! L'ha smutandato! Attenzione! Da solo tiene testa ai fratelli Uno, esatto, esatto, esatto! L'handicap match che voleva Shawn Michaels si è avverato! Perché con i loro imbrogli i fratelli Uso ancora reverse da parte di John Cena! Ancora reverse! Secondo me deve provare a fare una mossa di sottomissione, forse è l'unico modo per provare a vincere. Ed ecco, ti ascolto. Ah, no, no, pensavo ti avessi ascoltato. Conteggio ancora. Uno, due, no, niente, 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 niente. Guarda il pubblico come incita John Cena. Ecco, ecco perché Shawn Michaels aveva messo un handicap match. Sapeva che John Cena è tanto forte, ma sapeva anche degli imbrogli dei fratelli Uso. Li ha addestrati per bene Shawn Michaels. Non c'è modo di vittoria per John Cena, non c'è, non può scampare così. Si deve arrendere per dovrebbe forza. Prima buttare giù l'altro fuori dalle corde e poi provare il continuo. Grande DDT, attenzione. Prova di nuovo. Uno, due, ma anche l'arbitro, vedo che conta molto lentamente, anche l'arbitro. Cacchio ragazzi, questi match pilotati, porca miseria. All'angolo è finita, è finita. Mossa doppia ed è finita. No, l'ha alzato nell'angolo. Che cosa sta facendo? Lo vuole legare? Ah, mamma mia, superplex! Superplex da parte di Jimmy Uso, bam! Aia, aia, si è fatto male, si è fatto male, ragazzi. Qua a rischio infortunio. John Cena a rischio infortunio, ragazzi. Bam, ginocchiata in faccia, mamma mia. Povero John Cena. Drop kick, è finita, è finita, è finita, è finita. Uno, due, tre. Porca miseria, ragazzi. I fratelli Uso ovviamente la spuntano con i loro imbrogli. Marchi ingegni. Con i loro marchi ingegni. Ma meritavano la vittoria gli Amendola Brothers. Hanno fatto valere le loro forze, quindi... Vedremo questa rivalità andare avanti e magari puntare al tag. Guardiamo i voli di Bronx Sa, che poi è stato eliminato. È questa la mossa che ha messo fine a questo match, ragazzi. Purtroppo, purtroppo è così. C'è solo un ultimo intervento prima della chiusura, ragazzi. Il campione WWE World Heavyweight verrà ad annunciare il proprio sfidante qui sui palchi di SmackDown. E intanto i fratelli Uso, che cacchio vi esultate? Avete imbrogliato tutto il match, avete imbrogliato. Ecco, vediamo entrare Brock Lesnar, WWE World Heavyweight Champion, sul ring, pronto a parlare con noi questa sera e ad dirci in anteprima chi sarà lo sfidante per il pay per view per la WWE Championship. Eh sì, vedremo chi dovrà sfidare a Brock Lesnar, chissà chi sfiderà per questa WWE Championship. Quindi entra nel ring, prende il microfono ed è pronto ad annunciarci chi sarà il suo sfidante. Eh sì, vedremo un po' cosa, chi sfiderà appunto Brock Lesnar. Ecco, lo vediamo che praticamente adesso sta dicendo che dopo aver sconfitto John Cena, chiunque può arrivare qui sul ring e lui lo batterà immediatamente. Quindi sta ponendo... Attenzione! Attenzione! Spengono le luci! Ha sfidato chiunque! Oh mamma! È quel chiunque! È The Undertaker, ragazzi! Il Deadman arriva sul ring! E si è letteralmente cagato addosso Brock Lesnar! Ma non aveva detto che chiunque poteva sfidarlo!
e gli dice che alla prossima pay per view ci sarà un match per il WWE Championship tra Undertaker e Brock Lesnar. Rivedremo delle belle. Grazie ragazzi per aver visualizzato questa puntata. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ciao a you!